spettacolo dopo il Big Bang. Siamo noi, io e te. Ho preso la chitarra senza saper suonare, volevo dirtelo, adesso stai a sentire. Non ti confondere, prima di andartene devi sapere che il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, siamo noi, io e te. Altro che il Luna Park, altro che il cinema, altro che internet, altro che l'opera, altro che il Vaticano, altro che Superman, altro che chiacchiere. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, siamo noi, io e te, io e te, che ci abbracciamo forte, io e te, che ci sbattiamo forte, io e te, che andiamo controvento, io e te, che stiamo in movimento, io e te, che abbiamo fatto un sogno, che volavamo insieme, che abbiamo fatto tutto e tutto c'è da fare, che siamo ancora in piedi, in mezzo a questa strada, io e te, io e te, io e te, Altro che musica, altro che il Colosseo, altro che America, altro che l'ecstasy, altro che nemica, altro che America. Palla al limite dell'area di rigore, anzi dentro la stessa, poi Chiaretti, colpo di testa, girato, il tiro non ci arriva, poi Cerrizzi, non è finita, parte il cross di Deo, colpo di testa sul fondo! 0-0 risultato, un ammonito per parte di Deo, è stato ammonito per il Taranto, mentre c'è un errore di Premek, attenzione, e poi il miracolo! Voi ben sapete che da quelle parti si dice le mesane, mentre da queste parti si dice l'umezzano, che non è una cosa di paese, l'umezzano che sarebbe l'umediano probabilmente qui, anche se il l'umediano che noi abbiamo oggi a centrocampo da entrambe le parti stanno ingolfando un po' il gioco. Con Chiaretti, parte il traversone, palla direttamente in aria, attenzione, colpo in destra, paratone, paratone, colpo in destra, rete, no, annullato, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Larga sulla sinistra verso Rizzi, posizione d'ala, siamo vicini alla bandierina, parte un traversone, colpo di testa, traversa, traversa di Guazzo. Adesso stai a sentire, non ti confondere, prima di andartene devi sapere che arrivato lo Iacono, da questi a Inglese, attenzione, saltato Prosperi, la conclusione, la parata di Premek. Presa, palla per Sciaudone che entra in area di rigore, parte il tiro, rete! Guazzo! Guazzo! Guazzo Matteo! Un gol pazzesco, ha strazzato l'Arezza, come si dice a Taranto. Io e te che andiamo controvento, io e te che stiamo in movimento, io e te che abbiamo fatto un sogno, che volavamo insieme, che abbiamo fatto tutto e tutto c'è da fare, che siamo ancora.
corso della ripresa. Calcio di punizione Diana con il numero 2 è andato avanti questo calcio, piazzato due uomini in barriera. Vediamo gli sviluppi del pallone. Attenzione, il tiro alto. Altro che Lady Gaga, altro che Oceani, altro che argento e oro, altro che il sabato, altro che le astronavi, altro che la TV. Andare a casa, Tarantuno, Lumezzane 0, e l'arbitro manda tutti negli spogliatoi. L'arbitro manda tutti negli spogliatoi, il Taranto vince la 12esima partita su 18. Anche noi, perché chiaramente quando c'è una sosta i carichi di lavoro sono importanti per mettere benzina per il resto del campionato, non sai mai come puoi stare in campo, come magari quando finisce il ritiro e inizia la prima partita di campionato, e quindi eravamo anche noi curiosi di vedere come stavamo. Ha rappresentato la svolta sul campo del concetto di squadra, gioco, allenatore. Nel giorno del suo 38esimo compleanno celebriamo il giovane mister, oppure l'esperto calciatore, Davide Dionigi, il nome da Serie A quando sbarcò in riva lo Ionio come giocatore. Due anni con la maglia rossoblu dal 2007 al 2009, da lunghi periodi di stop per infortunio, ma anche e soprattutto da carattere, qualità, gol, specialmente nel secondo anno, e già si era captato il legame tra Dionigi e Taranto. Il suo nome è fortificato da un curriculum speso tra la massima serie calcistica italiana e la cadetteria. L'esordio in Serie B a 17 anni con la maglia della squadra della città in cui è cresciuto, Modena, lui nativo di Reggio Emilia. Campionato 91-92 e il Milan gli mette gli occhi addosso, lo acquista per la formazione primavera. Da lì in poi cambia squadra e aumentano le presenze: Vicenza, Como, Reggiana, Torino, Regina. In Calabria diventa capocannoniere della Serie B, 24 gol in 37 partite. Poi torna in Serie A con la Fiorentina e il Piacenza. Successivamente è il momento di Sampdoria e Napoli. Torna in Serie A con la Regina e poi ancora la B con Bari, Ternana, Spezia e Crotone. Poi l'avventura con il Taranto e l'anno successivo, nel campionato 2009-2010, chiude la carriera di calciatore ad Andria. In totale tra i professionisti 131 i gol segnati. Nel novembre del 2010 inizia la sua carriera da allenatore a Taranto, arriva in corso d'opera sulla panchina rossoblu, conquista la semifinale playoff per la Serie B con la partita storica di ritorno nel Flaminio contro l'Atletico Roma. Il Taranto vince sul campo, ma non basta ad approdare in però non va ad intaccare la fiducia del Taranto nel suo allenatore, anzi il 25 agosto 2011 Dionigi rinnova il contratto con la società tarantina fino al 2016. Il resto è storia recente, chiude il girone di andata del torneo 2011-2012 al secondo posto in prima divisione. Domenica scorsa ha conquistata la sua quarta vittoria consecutiva. Un uomo in panchina, un fratello maggiore per il calciatore, a lui piace chiamarli per nome senza usare il più freddo e distaccato cognome. Le azioni di volontariato del Taranto ideate proprio dal suo allenatore, corri da stadio in carcere con i detenuti che hanno celebrato il mister del Taranto, poi nelle scuole per divulgare il messaggio di crescita umana e sportiva, alla mensa dei poveri per stare accanto a chi non è stato fortunato nella vita, nelle case di riposo per non dimenticare i tifosi più esperti e grandicelli. Amato da tutti, dall'intera tifoseria, e non solo per i risultati o per l'affetto che dimostra per questi colori. Unito alla città, allo spirito rossoblu, ha anche preso le difese dell'attuale Taranto, staccandolo dalle nubi degli anni precedenti, prendendo le distanze da chi non ha lavorato in maniera corretta per squadra e società. Sempre disponibile con la stampa, anche in questo caso ci sono differenze con qualche altro personaggio del passato. Dionigi è un uomo di calcio, preparato, competente, onesto. Nonostante le tante offerte piovute in estate, ha scelto di restare allo Iacovone. Taranto è con lui, si sente, si percepisce. In bocca al lupo mister e buon compleanno. Auguri per tutto, auguri per te e per noi.